Ciao ragazzi e benvenuti da analisisportiva.it. Nel video di oggi andiamo a vedere Michael Cuisance, facciamo un'analisi sul mio acquisto del Venezia. Classe 99, 22 anni, cresciuto nei giovanili del Nancy, stato nel Bayern Monaco e nel Mönchengladbach e al Marsiglia, finora luci e ombre per lui nella sua carriera. Una mezzala moderna che occupa il centro destra alto, ma che svaria su tutto il centrocampo ed è polifunzionale. Qui per esempio interpreta il regista basso, gioca con i compagni, elude la pressione e poi diventa di nuovo mezzala in costruzione. È un giocatore tecnico, abile nei passaggi, sa anche fare i passaggi lunghi entro i 40 metri. Qui per esempio esegue un lancio dall'altra parte del campo per servire l'esterno alto a sinistra. È molto dinamico, si muove tutto campo e qui è già pronto ad andare in supporto dei compagni, a fare palleggio, a fare fraseggio e consentire quindi tutta una serie di movimenti ai compagni per aprire spazi e tentare le imbucate. Qui adesso si trova vicino alla linea sinistra, quindi ha attraversato, ha tagliato tutto il campo. Ecco qui che è pronto subito a servire il compagno lo spazio, l'inserimento dell'esterno con un lancio lungo. È un giocatore che è bravo soprattutto ad affrontare la pressione, gioca anche nella ricerca degli spazi, ma è lui stesso a crearne e a sfruttarli con i suoi strappi, di cui è abbastanza abile. E come dicevo è abile nelle funzioni, cioè nell'interpretare il gioco. Qui per esempio si comporta dall'offensiva, puntando all'avversario, cercando di saltarlo. Un difetto è quello di tentare troppi tocchi e troppi dribbling, anche se nel saltare l'avversario è anche abbastanza abile. È un giocatore che dovrà assolutamente migliorare da questo punto di vista. È abile nel leggere quindi i compagni e di servirli nello spazio, in rifinitura, ma è anche bravo subito ad andare in avanti ad attaccare dopo essersi liberato del pallone. È un giocatore che finora, come dicevo, ha avuto luce e ombre. Trovate su di lui un articolo completo sul mio sito analisisportiva.it, dove avrete anche maggiori informazioni su quella che è stata la sua carriera finora. È sicuramente un giocatore interessante che però dovrà saper risollevarsi e dovrà lasciare un po' alle spalle i problemi del passato e ritrovare se stesso. Però è ancora molto giovane, ha 22 anni, ne farà 23 ad agosto. Sicuramente se Zanetti riuscisse ad inserirlo bene nel contesto squadra e nelle idee di gioco e se il ragazzo riuscirà ad ambientarsi, magari Cuisance potrebbe tornare su quei livelli che aveva fatto vedere fino a qualche anno fa. Bene ragazzi, questa analisi video è conclusa. Per maggiori informazioni e più dettagli c'è l'articolo sul sito. Io vi invito a mettere il like sul video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per essere avvisati sui prossimi video. Potete trovare Analisi Sportiva anche su Spotify e Anchor FM, perché il podcast è aperto da dicembre e trovate già diversi audio da ascoltare. Inoltre, il podcast funziona anche come formato audio per alcuni articoli del sito. Volevo ricordarvi che è anche uscito il mio primo libro, Il calcio al tempo del Covid-19, le conseguenze della pandemia sullo sport più praticato in Italia e nel mondo, da marzo 2020 a maggio 2021. Un libro molto interessante che ho scritto durante il 2021, che ho pubblicato con la casa editrice Planet Book ed è uscito il 20 dicembre. Lo trovate in tutte le librerie online e anche nelle librerie fisiche, presto anche su Amazon. Poi vi invito a seguire Analisi Sportiva anche su Instagram e su LinkedIn, soprattutto se siete del settore. Inoltre, tornando al canale YouTube, questo ha bisogno di crescere e quindi ha bisogno di voi. Perciò vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella per ricevere le notifiche. Per ora le pubblicazioni non saranno tantissime, ma piano piano arriveranno nuovi video. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi contenuti di analisisportiva.it. Ciao e alla prossima!